La puntata di CinemaScope di oggi vi parlerà di Oscar, cioè proprio dei premi Oscar. Però non starò qui a dirvi le nomination, i vincitori del 2022, al di là del fatto che nel momento in cui sto registrando non li so, ma non è questa la sede, ci sono tantissimi altri podcast, video dove potete informarvi su questo. No, io vi voglio parlare proprio della statuetta dell'Oscar e della leggenda di colui che a quella statuetta dette corpo, ossia Emilio Fernandez, detto El Indio. Emilio Fernandez era un guerrigliero prima di diventare attore e regista. Sì, un guerrigliero, fece proprio la rivoluzione messicana all'inizio del Novecento e poi, dopo la sconfitta, si fece un po' di prigione, fuggì dalla prigione e raggiunse il suo generale della Huerta a Los Angeles. Lì cominciò a lavorare come attore e lì conobbe Dolores del Rio, che era una starlette in ascesa. Dolores del Rio, attraverso il rapporto con il produttore Cedric Gibbons, rese possibile quella leggenda. Infatti, Cedric Gibbons, che era a capo della nascente Academy Award, aveva bisogno di qualcuno su cui modellare il corpo della statuetta che poi sarebbe stata il premio Oscar. E Dolores disse a Cedric: "Ma perché non scegli quell'uomo lì? Ha il fisico giusto proprio per fare il modello." E così, in quel momento, Cedric Gibbons scelse Emilio Fernandez come icona del cinema hollywoodiano in tutto il mondo, anche se poi lo stesso Fernandez divenne icona di un altro tipo di cinema, tanto vicino a Hollywood, ma anche tanto lontano. Fernandez, dopo un po' di ruoli da comprimario, soprattutto da caratterista, anche meno di caratterista, anche comparsa nel cinema hollywoodiano, tornò in Messico. Qui invece diventò il re del cinema messicano, colui che fece scoprire il grande cinema messicano negli anni 40 e inizio anni 50 in tutto il mondo, soprattutto grazie ai melodrammi. Lui è stato il re del melodramma messicano. Il suo film più famoso è Enamorada, un film del 1946, talmente famoso e talmente di successo che qualche anno dopo l'America gli chiese di farne un remake, Viva José, che però non ebbe lo stesso successo e non era dello stesso livello. Un film che è diventato talmente radicato nel cuore e nella mente dei cinefili che Martin Scorsese, con la sua World Foundation, ne ha curato il restauro in anni recenti e lo ha fatto riscoprire ai cinefili di tutto il mondo. Il film racconta di un generale della rivoluzione, e quindi c'è un po' anche di autobiografia in questo, che arriva in una città, l'assedia e comincia a far sentire il proprio potere, ma questo potere si inceppa quando vede la figlia del signorotto del paese, Beatrice, una donna talmente bella che gli fa perdere completamente il senno, gli fa perdere completamente la voglia di rivoluzione e lo costringe non a lottare, a battagliare per i diritti dei poveri, ma per il proprio cuore, per fare sì che Beatrice possa accettare il suo amore. L'inizio del film, proprio così come il personaggio di José, del generale José, è molto politico. Si anticipano idee del cinema del terzo mondo, di Frantz Fanon, che è stato il teorico del cinema del terzo mondo. Si anticipano la teologia della liberazione, quindi il compromesso storico tra il marxismo e la Chiesa cattolica. Poi l'arrivo di Beatrice, così come cambia il protagonista, cambia anche il film. La politica si fa da parte e arriva il gioco dei sentimenti. Il film politico, il dramma politico, si trasforma in una commedia anni 30, la screwball comedy degli anni 30, quella di Susanna. E infatti, se dovessimo pensare a un remake di questo film, vedremmo Clark Gable nella parte che nell'originale è di Pedro Armendáriz, che è il protagonista, il feticcio dei film di Fernandez, e al posto di Maria Félix, un'altra grande diva del cinema messicano, vedremo per esempio Catherine Hepburn proprio come tipo di personaggi. E tutto il film quindi va a, come dire, a inseguirsi di generi, sono toni e strappi che viene dato al tessuto del melodramma, e c'è da una parte un inizio e un finale che ricordano John Ford. Ci sono dei momenti musicali molto belli, e i momenti musicali sono quelli che concretizzano poi lo stile, che concretizzano anche il senso dello stesso film, e tutti questi strappi vengono amalgamati grazie alla presenza di Gabriel Figueroa, che è stato un grande direttore della fotografia, che deve molto al Greg Toland, di cui ho parlato qualche puntata fa, e anche quindi alle invenzioni di Toland per i film di Orson Welles. E il finale
tra le ombre in cui l'esercito rivoluzionario batte in ritirata come una marcia di ombre che si stagliano sul gruppo di signorotti conservatori mentre Beatrice decide di fuggire e quindi di diventare un'ombra, è davvero un finale tra i più memorabili della storia del cinema sudamericano. Enamorada, però, nonché il suo più famoso, non è secondo me il suo migliore. Per esempio, gli preferisco il film che mette il nome di Fernandez e quello del Messico sulla cartina del cinema mondiale. La Vergine Indiana è il titolo italiano, in originale Maria Candelaria il nome della protagonista, che vinse il Gran Premio al primo Festival di Cannes. Il Gran Premio era l'equivalente del Palma d'Oro. Quell'edizione fu un'edizione molto ecumenica, proprio perché era la prima, subito dopo la guerra, e si decise di premiare più film possibili. Tra questi film premiati col Grand Prix c'era per esempio Roma città aperta. Il film racconta di Maria, che è la figlia di una prostituta e che per questo è estremamente mal vista dalla popolazione, e lei cerca di fare di tutto per dimostrare che non è come la madre, che le colpe delle madri non possono ricadere sulle figlie, se non che le passioni che la sua bellezza scatena in vari personaggi del pueblo, del paese, e il quadro che un pittore fa prendendo il suo viso ma usando il corpo nudo di un'altra modella, scatenano la follia bigotta del paese. In questo film c'è la cultura e l'iconografia india, appunto, e l'Indio era il soprannome di Fernandez, molto prima del folklore messicano, che è quello per cui è diventato poi famoso il cinema di Fernandez. Enamorada, per esempio, è folklore messicano più che cultura india, come invece è La Vergine Indiana. E Figueroa regala a questa cultura india una fotografia espressionista che ritrae la natura e i luoghi del Messico attraverso questi forti contrasti, dà una dimensione mitica ai luoghi, agli spazi e ai personaggi, spesso ripresi dal basso proprio per darne la statura, tanto mitica quanto tragica. E queste connotazioni cattoliche che stanno alla base del film, Maria Candelaria potrebbe essere una nuova Maria Maddalena, vengono rilette tramite invece l'utilizzo del lirismo locale, l'utilizzo dei fiori, l'isola dei fiori su cui lavora Maria Candelaria. A proposito di finali, il finale di questo film è veramente magnifico. La folla che corre nella notte con le torce accese per andare a linciare Maria e dare alle fiamme la prigione in cui è rinchiuso il suo fidanzato ha veramente la forza e la potenza di una grande deposizione cristologica dell'arte sacra. Per me però il suo capolavoro è La Perla. È il film in cui l'intesa tra Fernandez, il regista, e Gabriel Figueroa, il direttore della fotografia, raggiunge secondo me il sublime. Fin dall'inizio, fin dalla prima sequenza, sulla spiaggia, una sequenza che pare uscire dal Bergman metafisico degli anni 60. Il film racconta di una coppia che non riesce a curare il proprio figlio dopo che è stato morso da uno scorpione perché non ha i soldi per pagare il perfido medico del paese, e che quindi decide di fare di tutto per uscire dalla povertà. Per farlo vanno a pesca dei tesori del fondale marino e trovano una perla preziosissima, che però scatena la rabbia, le invidie e l'avidità di tutti coloro che gli stanno intorno. È un film che in qualche modo si richiama a Verga. Il film è tratto da un'opera di John Steinbeck e Fernandez fa con Steinbeck, che è l'autore di Furore, per dirne uno, per dire il suo libro più famoso, fa con Steinbeck quello che Visconti fece col Verga dei Malavoglia. Lo rilegge, lo trasforma attraverso queste invenzioni visive di Figueroa, che sono veramente degne di Wells e di Greg Toland. Porta il realismo, anzi il verismo, il naturalismo dei luoghi e dei personaggi e degli ambienti a vette di tragedia e di potenza visiva incredibili. La vicenda si svincola subito dalle pretese di realismo e si getta nella pura avventura stilistica, estetica. C'è da una parte il musical con delle grandi sequenze musicali ambientate durante le feste dei pueblos messicani, c'è il western, c'è l'azione, e arriva a un finale di grande forza politica dopo, l'apice della tragedia, che non vi rivelo ovviamente, in cui il melodramma, che è il filo conduttore di tutto il cinema di Fernandez, non diventa la solita punizione per i più deboli, ma ha quasi una forza e una dignità, ritornando all'inizio di Enamorada, marxiste.
Fernandez poi, dopo questi grandi exploit degli anni 40, andrà in America, cercherà di far fortuna in America, non ci riuscirà come regista, avrà un declino come regista e verrà spesso accusato di ritrarre il Messico tramite stereotipi, tramite cliché che occhieggiano in qualche modo al modo di pensare al Messico degli Stati Uniti, e si riciclerà in maniera però molto valida, molto degna, come attore nei film di Sam Peckinpah, nei film di John Huston, per dire i più importanti, i più famosi. Fernandez nella sua carriera, in quel periodo d'oro, ha vinto vari premi a Venezia, a Cannes, gli Ariel, che sono gli Oscar messicani, ma non ha mai vinto un Oscar americano. Eppure il suo volto e il suo corpo saranno quelli dell'Oscar per sempre. Potremmo dire che in qualche modo, se non ha mai vinto un Oscar, Emilio Fernandez è il premio Oscar. Io sono Emanuele Rauco e questo è CinemaScope. Vi ringrazio per aver seguito fino a qua questo episodio. Se lo state vedendo e ascoltando su YouTube, ovviamente mettete mi piace e azionate la campanella per essere sempre informati. Se invece preferite l'audio, se invece preferite i podcast, su tutte le piattaforme podcast potete comunque iscrivervi a CinemaScope, potete azionare la campanella, mettere mi piace e anche fare le recensioni se vi va. Io ringrazio Valentina Cestra per il supporto editoriale e grafico ed Emiliana Santoro per quello video e creativo. Vi do appuntamento fra 2 settimane. Se questo podcast vi è piaciuto, ovviamente fatelo sapere in giro. Se non vi fosse piaciuto, fatelo sapere a me in privato e cercherò di migliorare la prossima puntata. Ciao a tutti e a presto.